Allora, la partita di oggi è andata purtroppo non bene quanto speravamo, nel senso che abbiamo dovuto interrompere la gara a causa di un infortunio, quindi siamo andati sotto il numero minimo per giocare. Però prima di quell'infortunio la partita è andata discretamente bene, c'è stata una grandissima attitudine da parte dei ragazzi che nonostante fossero sotto numero hanno tenuto in alcuni tratti anche testa alla prima in classifica. Tutto per questioni attitudinali, quindi sicuramente noi siamo molto contenti di questo. Abbiamo visto delle grandi potenzialità, indipendentemente dai numeri, e sicuramente la cosa interessante è che a livello strategico la partita è andata molto bene. Una partita basata sul gioco al piede, è riuscito al 90%. Sicuramente in alcune occasioni potevamo provare a giocare alla mano un pochino di più, però con una gran pressione siamo riusciti a mettere in difficoltà una grande squadra avversaria. Purtroppo l'esito non è stato quello che speravamo, però c'è grande fiducia e grande volontà di continuare questo progetto e sperare semplicemente che ci siano qualche infortunio in meno e che sicuramente i tempi migliorino e ci sia un pochino di fortuna in più perché serve anche questo. Allora, oggi siamo qui a commentare una partita che avremmo potuto addirittura vincere, nel senso che quello che si è visto oggi sul campo fa onore a questo sport. I ragazzi erano solo 12, molti fuori ruolo, alcuni anche in condizioni fisiche non perfette, al cospetto della squadra che al momento è prima in classifica. E nonostante tutto, i ragazzi hanno lottato dal primo all'ultimo momento, non si sono demoralizzati. Sono stati anche per un lungo tempo in vantaggio. Abbiamo visto una partita molto bella, giocata da due squadre che avevano voglia di giocare, anche tatticamente interessante, con delle possibilità di crescita eccezionali. Cioè, nel senso, noi abbiamo per le mani un gruppo di pochi ragazzi, ma veramente qualitativi. Rimane il rammarico perché probabilmente con dei numeri diversi, anche la classifica e il nostro andamento in questo campionato sarebbe completamente diverso. Però ci prendiamo quello che di buono abbiamo visto oggi sul campo, lavoriamo per il futuro e soprattutto con grande ottimismo, perché tenere testa alla squadra prima in classifica, imbattuta per lunghi tratti e dover poi rinunciare a giocarci la partita, perché fondamentalmente è stata sospesa a pochi minuti dal termine, 10 minuti dal termine, perché fondamentalmente siamo rimasti sotto numero, e per me da allenatore è un orgoglio. Vedere giocare una squadra con questa attitudine è un piacere per gli occhi, al di là del risultato. Quindi andiamo avanti con grande, grande, grande ottimismo. E se nelle partite precedenti il bicchiere era mezzo vuoto, in questa è completamente pieno. Quindi andiamo avanti così, è veramente una bella giornata di rugby per tutti noi. Io personalmente mi trovo bene, certo non sono riuscito a partecipare a tutti gli allenamenti a Roma, però comunque mi trovo bene con questa squadra e riusciamo a lavorare bene, anche se non riusciamo a presentarci tutti gli allenamenti congiunti, quindi sono abbastanza soddisfatto. Io penso che la squadra piano piano si sta compattando, quindi anche il numero delle persone agli allenamenti sicuramente crescerà in futuro, comunque si stia unendo, quindi ci stanno le possibilità per fare molto bene.